come misurare il pH nei cosmetici, naturale e fai da te. Il termine pH significa potenziale idrogeno. È una scala che misura la concentrazione di ioni di idrogeno in una soluzione acquosa, indicandone l'acidità o la basicità. Da 0 a 6 è acido, da 8 a 14 è basico, 7 è neutro. Il pH della pelle è leggermente acido. Questo valore può cambiare in base all'età, al tipo di pelle, alla zona del corpo, ma anche in base a diversi fattori che possono essere anche interni all'organismo. Per evitare che le nostre preparazioni possano causare irritazioni alla pelle, la misurazione del pH è importante ed avviene tramite l'utilizzo delle cartine tornasole. Inoltre è fondamentale misurare il pH per mantenere l'efficacia del conservante se viene utilizzato. I conservanti non sono tutti uguali, agiscono entro determinati valori. Se non vengono rispettati, si registra una progressiva perdita dell'efficacia antimicrobica. Il pH viene misurato in tutti i cosmetici idrosolubili o idrodispersibili, ovvero prodotti che contengono una parte acquosa, quindi detergenti, tonici, gel, latti, creme, oli in acqua, eccetera. Non è possibile invece procedere alla misurazione del pH nelle emulsioni acqua in olio, esempio le col cream, negli oli, nei grassi e in tutte le polveri compatte o meno. Le emulsioni acqua in olio, le col cream, non richiedono mai la misurazione del pH, poiché la parte che viene a contatto diretto con la pelle è quella grassa, e cioè la fase esterna. Viceversa, se utilizziamo emulsioni olio in acqua, dovremo misurare il pH perché la parte a contatto con la pelle è la parte acquosa. Nella tabella sottostante sono indicati i valori che dovrebbero avere i cosmetici che prepariamo. Misuriamo insieme il pH nei cosmetici. Il pH si misura con le cartine tornasole, speciali strisce di carta assorbente precedentemente imbevute di tornasole, un colorante di origine vegetale che ha la capacità di cambiare colore a secondo del pH. Immergere la cartina nel campione da analizzare, esempio una crema, e attendere qualche istante. Togliere e confrontare la colorazione raggiunta dalla cartina con la tabella di riferimento sempre presente nella confezione. Questa tabella attribuisce un valore di pH ad ogni colore. Questo è il risultato del mio test, quindi nella tabella vado a vedere i colori che si avvicinano ai miei. Qui dietro continua la tabella e come vedete siamo nei range. Se la nostra preparazione ha un pH troppo alto, cosa facciamo? È troppo basico, quindi dobbiamo acidificare. Il modo migliore per farlo è utilizzare l'acido lattico, un prodotto che in commercio si trova già pronto. Potete trovarlo nei vari siti che vendono materie prime come Aromazone, Zen Store, Farmacia Vernile, Flower Tales, eccetera. Si versano poche gocce per volta nel preparato, si mescola bene e si misura nuovamente il pH. Questa procedura si ripete finché non si raggiunge il giusto valore. Se la differenza tra il pH misurato e quello desiderato è minima, per evitare di ottenere un pH troppo basso è indispensabile aggiungere l'acido lattico in dosi minime, goccia a goccia, controllando il pH dopo ogni aggiunta. Il pH si può abbassare anche con la soluzione di acido citrico, che è una sostanza solida, incolore, solubile in acqua ed è essenzialmente di due tipi, anidro senza acqua, puro al 100%, e monoidrato con una molecola di acqua pura al 90%. Noi utilizziamo quello anidro. Prepariamo la soluzione di acido citrico al 20%. In un contenitore aggiungere 20 g di acido citrico e 80 g di acqua. Mescolare con cura per far sciogliere la miscela. Inserire il preparato in una boccetta dotata di contagocce. La soluzione acida viene utilizzata ogni volta che occorre, aggiungendo alla preparazione una goccia alla volta, mescolando fino al raggiungimento del pH desiderato. La conservazione di questa soluzione è praticamente eterna. Se la nostra preparazione ha un pH troppo basso, cosa facciamo? Non capita spesso di dover alzare il pH, ma nel caso che fosse troppo basso, i rimedi sono tre. Aggiungere al preparato qualche goccia di
in soluzione satura di bicarbonato, oppure si utilizza una soluzione con soda caustica. In alternativa, la meglumina, un preparato di origine vegetale che trovate su Flower Tales. Soluzione satura di bicarbonato. In un bicchiere d'acqua versare 2 cucchiai di bicarbonato. Mescolare bene e lasciare decantare per un po' di tempo. Quando l'acqua non riesce più a assorbire il bicarbonato contenuto in essa e questo rimane depositato sul fondo, abbiamo ottenuto una soluzione satura. Questo è il metodo più pratico e sicuro, però servono molte gocce per avere il pH giusto e nel tempo può cambiare la texture della crema. Secondo metodo è utilizzare la soluzione caustica. Ma bisogna fare molta attenzione quando si maneggia la soda caustica perché questo tipo di soluzione è altamente corrosiva. Quindi bisogna proteggere gli occhi con occhiali da laboratorio, indossare la mascherina e utilizzare dei guanti per proteggere le mani. Chi prepara il sapone conosce bene tutta la procedura. Per prepararla dobbiamo versare 20 g di soda caustica in 80 g di acqua. La soda si versa nell'acqua, mai viceversa, questo per evitare pericolosi schizzi di materiale caustico. Si mescola bene fino a far sciogliere la soda. Appena la soda viene a contatto con l'acqua, avviene la reazione e la temperatura si alza immediatamente. La miscela, una volta raffreddata, si trasferisce in un contenitore di vetro con contagocce. Tenere la bottiglietta con la soda caustica a riparo da bambini, animali e persone. Applicare una chiara etichetta con l'indicazione del contenuto e della sua pericolosità. Si utilizza una goccia alla volta fino al raggiungimento del pH desiderato. Il terzo metodo è utilizzare la meglumina di Flower Tales. È un regolatore di pH in soluzione stabilizzata e leggermente gelificata. È indicato per chi vuole alzare il pH in maggiore sicurezza rispetto alla soda caustica. L'utilizzo è il medesimo, aggiungere una goccia alla volta, mescolare bene e misurare il pH dopo ogni goccia. Ora che avete visto tutti i metodi di misurazione del pH, scegliete quello che più vi aggrada. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al mio canale. Grazie per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video, ciao!